è questo sistema di 180 antenne che lavorando di concerto riescono a produrre a terra, sparando sulla ionosfera, una ricaduta di una frequenza che è veramente spaventosa, cioè 10 giga, cioè 10 miliardi di watt. Per capire che cosa significa una potenza del genere dovete tenere presente che un watt è equivalente a 130 decibel, cioè noi in musica usiamo i decibel. 130 decibel, per essere più chiaro, equivale a un jumbo jet in decollo, cioè provoca già delle malformazioni a livello di timpani. Moltiplicate questo watt per miliardi di miliardi. Avete una ricaduta a terra che può provocare qualsiasi cosa, cioè esplosioni radianti a qualsiasi altezza, terremoti a qualsiasi profondità, manipolazione del clima, perché come abbiamo detto, se tutto deriva dalla frequenza, noi facciamo cambiare frequenza all'aria, possiamo abbassare la temperatura, come è avvenuto per esempio durante un esperimento HAARP a Melilla, che è un'enclave spagnola al largo del Marocco, è un'isoletta dove hanno abbassato la temperatura da 17, l'hanno alzata anzi da 17 a 41 gradi in 5 minuti e l'hanno fatta tornare dopo un quarto d'ora a 17 gradi. Certo, perché nella struttura piramidale questi qua, una volta che nasce un Tesla, gli muore Tesla, gli fregano tutto, e anche riguardo ai suoi studi sul cambio di Sì. differenza, e infatti lui anche aveva involontariamente provato un terremoto, no? Sì, credo che tu ti voglia riferire al progetto Tesla, perché questo sistema HAARP deriva da un progetto Tesla, cioè la possibilità di trasmettere attraverso onde radio che si trasmettono attraverso la ionosfera qualsiasi tipo di energia. Purtroppo, stranamente, cosa constatiamo? Che nel 1987 Eastlund ha avuto il brevetto invece dagli Stati Uniti per un progetto che doveva essere di Tesla, che poi ha approdato a questo famoso sistema HAARP, che originariamente doveva essere adoperato per produrre qualsiasi tipo di energia dai gas e dal petrolio che sono presenti nell'Alaska e trasmetterla a tutto il mondo. In realtà poi è intervenuta la CIA, bloccando questo progetto e tramutandolo da civile in militare per la manipolazione mentale, perché per il progetto HAARP è un inganno anche nel nome, perché HAARP significa High Frequency Active Auroral Research Program. E dove sta l'imbroglio? Che non si occupano solo di high frequency, cioè di alte frequenze. Perché non bisogna essere un fisico acustico per sapere che se io sparo sulla ionosfera 1000 Hz e subito dopo 996 avrò una ricaduta a terra di 4 Hz. 4 Hz va a interferire con il funzionamento del cervello ed è nella fase REM, cioè in pratica impedisco alla popolazione che viene colpita con questa ricaduta di dormire. Certo. Non è un caso che Tesla fu boicottato da un banchiere, da Morgan, una volta che capì quali erano le sue intenzioni. Comunque magari concludiamo su una nota positiva, perché dopo il Sì. debunker Einstein abbiamo avuto David Bohm, mobbizzato dallo stesso Einstein, no? Due parole su Bohm. Sì, David Bohm è stato uno dei più grandi fisici che la storia della fisica abbia avuto negli ultimi 20 anni. È diventato quello che è perché si è aperto alla civiltà orientale. Uno dei suoi mentori, o possiamo dire quasi confessori, era Krishnamurti. E Bohm che cosa scopre? Scopre che ci deve essere un sistema implicato che muove tutto il resto e questo sistema implicato, di cui noi non siamo ancora a conoscenza perché stiamo studiando le esteriorità di questo sistema implicato, deriva da una formula semplicissima che poi esplodendo a sua volta, è un termine forse un po' ambiguo, ma che ricombinandosi in maniera diversa dà luogo a tutto il visibile e l'invisibile, cioè stiamo dicendo di nuovo all'origine fu la vibrazione o sistema implicato che genera tutto il visibile e l'invisibile. Grazie tante, e sappiamo che sei anche un lettore di David Icke, quindi. Senz'altro, David Icke è alla base della mia formazione, ho letto tutti i suoi libri, credo che ne siano cinque, Matrix, I figli di Sì, quelli Matrix, tradotti, sì, quelli quelli in inglese tradotti. sono un po' di più, comunque. Sono di più, però basta andare anche sul suo Sì, ma sito. basta leggere l'ultimo uscito che riassume anche i Mi precedenti. meraviglia, ecco, che lo sento di meno, ecco, fa meno Certo, conferenze. certo. Non vorrei che fosse stato Sì, bloccato nelle e sono sue tutti impegnati a ricerche. propagandare un'opera disinformatrice come The Secret, però Icke no. Sappiamo anche che sei un lettore di Sitchin, quindi chiudiamo ancora in Di bellezza, dai. Sitchin,
li ho letti tutti e 10 i libri di Sitchin, perché mi hanno spiegato delle questioni fondamentali per capire come sia potuto nascere la razza umana dell'Homo sapiens sapiens, perché sappiamo benissimo che se l'evoluzionismo significa passare da A a B lentamente, noi sappiamo benissimo che l'Homo erectus è rimasto per 2 milioni di anni a fare le armi, le frecce e il vasellame sempre allo stesso modo. Improvvisamente 340.000 anni fa c'è stato il salto quantico, per cui siamo diventati miliardi di volte più intelligenti. Questo non è evoluzionismo. No, sarebbe il massimo se uno citassi Gurdjieff e così chiuderemmo proprio. Gurdjieff è alla base delle conoscenze di cui stiamo parlando in questo momento, anche se lui si esprime in una maniera molto esoterica e difficilmente comprensibile. Lui parla di molte leggi, tra l'altro vibrazionali e musicali, a seconda se partiamo dal livello più materiale e andiamo verso i livelli superiori. In pratica è lo stesso discorso che fa Bernard Riemann quando parla di pluridimensionalità del nostro mondo nella famosa conferenza del 1854. E Gurdjieff e Bernard Riemann sanno benissimo, il discorso è identico, solo che Gurdjieff lo fa dal punto di vista esoterico e Bernard Riemann lo fa dal punto di vista fisico. Forse Bernard Riemann è più esemplificativo di Gurdjieff, perché Gurdjieff parla di leggi che diventano sempre di meno man mano che si sale a livello vibrazionale. Bernard Riemann parla di dimensioni. Posso, proprio per essere più chiari nei confronti di chi mi sta ascoltando, l'esempio di Riemann calza ancora meglio. Lui dice: se viviamo come insetti in una bidimensionalità, noi l'insetto lo possiamo chiudere e imprigionare con un cerchio segnato su un foglio. Noi che viviamo nella terza dimensione possiamo liberare l'insetto. Facciamo lo stesso discorso per chi vive nella quarta o nella quinta dimensione. Noi siamo imprigionati in questa tridimensionalità, ma chi vive nelle dimensioni superiori può liberarci. Allora andare nelle altre dimensioni, vibrare a livello superiore, significa poi liberarsi, lo stesso discorso che faceva Gurdjieff. Grazie. David Akhmetov ti ringrazia. Grazie mille. Io ringrazio voi. Ci vediamo online. Alla prossima.